Ciao ragazzi, sono un Peppe nel cuore. Allora, sicuramente mi monetizzeranno. Intanto, cioè, mi monetizzeranno. Ah, parola che stava solo lui. Faranno il pop, sicuramente. Perché, cioè, intanto c'è il telecamera che gesticola così a caso. Allora, stanno per cominciare. Che cazzo? Dai, comincia. Non è andata bene questa parte. Un secondo solo. Ciao ragazzi, sono Peppe nel cuore. Allora, faranno la monetizzazione sicuramente perché sono in mutande. Allora, visto che stanno per cominciare tutti i campionati europei, bene o male, ci sarà oggi la prima partita di Liga e la prima partita di Bundesliga. Vi dico un po' la mia. Partiamo dalla Liga spagnola. Secondo me Della Liga quest'anno. spagnola. Eh sì, dalla Liga spagnola La perché. Liga è spagnola. Eh Zio. sì, ma Bundesliga, no? Capito? È il telecameraman che Hai capito la battuta? Liga Bundesliga. non capisce il telecameraman. Vabbè, dai, cominciamo. Insomma, Riproviamo. ciao ragazzi, sono Peppe nel cuore. Allora, mi monetizzeranno sicuramente perché sono in mutande. Allora, parliamo di campionati. I campionati europei che stanno per cominciare. Oggi cominciano Liga e Bundesliga. Partiamo dalla Liga spagnola. Parliamo del Barcellona che stasera giocherà in casa dell'Athletic Bilbao alle ore 21. Secondo me la squadra di Valverde ha delle buone possibilità di vincere il campionato, ma mai dire mai perché comunque Real Madrid, Atletico, queste squadre qui si sono insomma rinforzate. Ma il Barcellona ha sempre, secondo me, quel pelino di superiorità in più per arrivare prima in campionato. E quindi stasera si giocherà Athletic Bilbao-Barcellona. Il mio pronostico, diciamo che è un 2. Un 2, quindi vincerà il Barcellona. Poi fatemi sapere Pronostico sul risultato? pronostico e risultato. Chi ci becca con risultato e marcatore? Cuoricino! Eccolo. Allora, parliamo anche di Bundesliga. Ah, raga, per il pronostico, Messi non gioca, quindi attenzione. Parliamo di Bundesliga. Stasera c'è Bayern Monaco Hertha Berlino. Sempre stessa cosa che abbiamo fatto per la Liga. Commentate col pronostico e il marcatore. E Cuoricino, se a caso, indovinate. se indovinate, cuoricino. Allora, il Bayern, come per il Barcellona, stesso discorso, ha sempre quel pelino in più, ma si è vista una certa debolezza difensiva nella Supercoppa di Germania contro il Borussia Dortmund. Avete visto come le squadre avversarie, insomma, come il Borussia in quella partita è riuscita a penetrare negli spazi in profondità, quindi su questo la squadra tedesca ci deve ancora lavorare. Detto questo, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Secondo Vogliamo me, parlare un po' anche dell'inizio della Serie A, che tra una settimana inizia. parliamo dell'inizio della Serie A perché tra una settimana comincerà il nostro amato campionato, finalmente, direi. Allora, la Juventus e l'Inter e il Napoli si giocheranno lo scudetto a tre. Perché sono le, insomma, tre squadre che bene o male si sono più rinforzate, anche se Milan e comunque le altre squadre non sono state a guardare. Tutte le squadre bene o male si sono rinforzate e quindi sarà il campionato, secondo me, il più aperto negli ultimi 4-5 anni, perché La Juve ha comunque sempre dominato, la diciamo. Juve ha sempre dominato negli ultimi. Fino all'ottavo scudetto ha sempre dominato, Il settimo è un a po'. parte il settimo che ha un po' sofferto, però insomma la Juve ha sempre dominato il campionato italiano, quindi mi auguro che il campionato di quest'anno sia aperto. Ragazzi, scrivetemi che squadra siete e scrivetemi delle prime due partite anche di Serie A, Parma-Juventus e Fiorentina-Napoli, se non mi sbaglio, conferma telecameraman, eccolo. Confermato. Confermato, quindi alle 18 Parma Juventus e alle 20:45 Fiorentina Napoli usciranno i post partita in poco tempo, insomma. E fatemi sapere appunto risultato e marcatore. Se ci azzeccate,
come sempre, cuoricini. Detto questo, ci vediamo domani con un nuovo video. Bella!